attraverso l'intervento di oggi l'idea era quella di parlare di rigenerazione urbana e anche parlando di edifici legati allo sport, perché siamo in un contesto sportivo e quindi presenterò dei progetti che lo studio ha realizzato proprio per l'ambito dello sport, ma sempre con un'attenzione anche a quella che è la rigenerazione urbana e la riqualificazione dello spazio in cui vengono inseriti. Parlerò di sostenibilità, di comfort e soprattutto di luce. Parlerò di che cosa vuol dire fare un progetto complesso e quindi parlare di progettazione integrata, che cosa vuol dire. E poi ovviamente il mio focus sarà sulla parte dell'illuminazione. Porterò 4 casi studio in cui faremo vedere come tutte le teorie di cui parlo prima saranno applicate nei progetti. Prima accanto, visto che abbiamo una platea che ospita progettisti, l'attenzione non solo alla bellezza, visto che siamo in un luogo davvero bello da vedere, da vivere, ma anche agli aspetti dell'impiantistica che sono spesso nascosti all'interno di solai e di pareti, ma che possono produrre, se non correttamente progettati e posati, problematiche inerenti agli cattivi odori, inerenti ai rumori, insomma tante cose che ancora oggi gli utenti, scopriamo al telefono, vivono nonostante hanno riqualificato con parecchie migliaia di euro il loro bagno. Siamo in una location chiaramente d'eccellenza come Viola Park e qui Nova rappresenta l'eccellenza a livello italiano per quanto riguarda la climatizzazione, quindi cerchiamo di dare soluzioni diverse a quello che il mercato vuole, soprattutto come dicevi nel campo della ristrutturazione. Oggi devo dire che effettivamente i tecnici sono particolarmente curiosi sull'importanza della schermatura solare, sull'involucro edilizio. Ho visto già al desk parecchi professionisti che veramente avevano già dei progetti da sistemare proprio con le schermature solari.